Ciao a tutti ragazzi, questo chi parla e benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo qua perché voglio portarvi un video molto particolare riguardante ai 5 momenti migliori all'interno di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Attenzione, non farò un video riguardante i 5 momenti peggiori perché non ne ho riscontrati, a parte probabilmente l'incontro col Team Skull, che se ci pensiamo bene adesso penso che sia veramente un team geniale, che non potremmo mai prendere sul serio, ma molto probabilmente lo scopo di Nintendo era quello, di non farci prendere sul serio quel team di disadattati mentali. Detto questo, cominciamo con questa mini lista di 5 cose che ho preferito all'interno di questo gioco, partendo subito dalla numero 5. Numero 5, l'inizio del gioco. L'inizio del gioco è molto probabilmente il capostipite di questi giochi Pokémon, infatti. È il punto dove tutto ha inizio, il punto dove tutto inizierà, il punto che ci permetterà di capire qualcosina di più sulla storia del posto, dei personaggi. Si comincia a costruire la storia. Cominceremo ad avere il primo Pokémon, il nostro primo rivale. Che non ho capito perché adesso il rivale, anziché essere proprio rivale, è un nostro amico ritardato che non riesce a batterci. Tutto il tempo così. Perché? Come faccio a prenderti seriamente se non... Detto questo, l'inizio del gioco è qualcosa che ci porta ai confini del mondo, qualcosa che ci permette di iniziare tutto e di avere un'idea di quello che ci aspetta. Cagata a parte, penso che in tutti i giochi Pokémon l'inizio sia quello più importante. Il capo, come vi ho detto, praticamente il capo clan di tutta la struttura del gameplay dei giochi Pokémon. Numero 4, la trama. Qua ci potrebbero essere degli spoiler, quindi magari è meglio per chi non ha visto scusate, per chi non ha giocato i due giochi e vuole farlo, questo è uno spoiler. Questo punto non guardatelo, o magari evitate anche i prossimi perché ci sono degli spoiler. Ve lo dico perché dell'inizio non vi ho detto niente, però adesso comincerò a parlare in modo più chiaro. La trama penso che sia stata una genialata, un intrecciamento di trama veramente be bello, con personaggi caratterizzati molto bene. Ad esempio abbiamo il Team Skull, abbiamo la Fondazione Aether, che all'improvviso si scopre che il capo della Fondazione Aether controlla anche il Team Skull, che in realtà è più malvagia, ha un cuore di pietra. Congela i Pokémon per averli per sempre per lei. Cerca di catturare il potere delle ultra creature, ma rimarrà lei stessa vittima del loro potere. È una cosa veramente geniale, è una cosa bella. La trama in sé è molto forte. Abbiamo anche alla fine degli addii. O al momento, perché magari no, magari sì, non lo so. E oltre quello, anche il post-game c'è qualcosa da fare. Ok, posso dirvi anche in questo momento una cosa del post-game che non mi è piaciuta, che le ultra creature si trovavano nell'erba, così come i leggendari. Perché non sono Pokémon tipo i tre uccelli leggendari, i tre cani leggendari che continuano a girare, sono in quei punti lì, non scappano. Perché non avete fatto un evento in sé per loro? Ma detto questo, non stavamo parlando di quello. La trama. Ah, è da quando ho giocato ad Oro, Argento e Diamante Perla che finalmente posso dire: cazzo, che bella sta trama! Che bella! Voi cosa ne avete pensato? Mettetemi un commento qua sotto riguardante a quello che avete pensato. Numero 3, Ultramondo. La prima volta che siamo entrati nell'Ultramondo è stata una cosa veramente bella ed epica, no? Scusate. E molto probabilmente è una di quelle cose che più mi ricorderò riguardante a Pokémon Sole e Pokémon Luna. L'Ultramondo, quel posto dove vi sono solamente delle ultra creature, dove noi abbiamo tecnicamente visto solamente dei Nihilego che praticamente hanno preso controllo della direttrice Aether, Samina, che poi si è scagliata contro di noi, il suo team del cazzo, tutti quanti potenziati. Ale!
Ma detto questo, penso che sicuramente sia una delle location più belle all'interno del gioco e una di quelle che fanno proprio bene alla vista. Avete presente quelle cose che dite, cazzo, devo vederla per star bene con me stesso? E così è stato, siamo entrati nell'ultramondo e abbiamo scoperto che è una figata di posto. È molto bello, è molto ben strutturato, si collega in modo eccellente alla trama e arriverà sempre a punti migliori. Ma ci sono altre due posizioni più belle. Numero 2. Incontro con Red e Gary. Altro spoiler, ed ecco perché non vi spiegherò come si incontrano e come si fa. L'unica cosa che posso dirvi è che è nel post-game, quello sicuro perché intanto è normale, ma a un certo punto del gioco del post-game arriveremo a un certo punto e al suo interno troveremo due nostre vecchie conoscenze. E queste nostre vecchie conoscenze non sono altro che il nostro amico Red e il nostro amico Gary, i primi della prima generazione, i personaggi, i rivali per eccellenza, coloro che hanno creato, come si può chiamare, una linea cronologica di sfide tra di loro veramente eccezionale. E sono lì per poterci sfidare, per poter decidere chi tra noi o loro sono i più forti. È stato bello rincontrare alcuni di questi personaggi nei vecchi giochi come nel Pokémon Tournament in bianco e nero, ma effettivamente vederli in 3D e anche invecchiati, come giusto che sia, perché finalmente riusciamo a vedere un pochettino di invecchiamento nei personaggi, diciamo che è una cosa che fa piacere, perché comunque anche se è molti anni che sono passati gli eventi del primo gioco, adesso, ovviamente, ci sono gli eventi della settima generazione e che quindi i personaggi invecchiano. E secondo me, a farli invecchiare, hanno fatto un lavoro veramente eccellente. Ma rimane ancora una posizione da scoprire, la scopriremo ora, che è Numero 1. Leggendario. Cosa voglio dire con leggendario? Con leggendario voglio dire... Oh, appena vedete un video qua, che stavo guardando WWE e mi sono ricordato che dovevo fare il video. Wow, che barba lunga che ho. L'evocazione del leggendario. Io ho sole, quindi non so, penso che in luna non cambi niente, magari dopo vado anche a vedere. Però l'evocazione del leggendario mi è piaciuta veramente tanto. È stata una cosa inaspettata, inizialmente no, inizialmente con i vari flauti. Dopodiché abbiamo avuto Cosmog, che all'improvviso si è trasformato in uno dei due Pokémon leggendari, ovvero Solgaleo o Lunala, che poi scopriremo anche nel post game, che vi è un altro Cosmog, che vi è una piccola apparizione dell'altro leggendario presente all'interno del gioco, ma che non potremmo catturare logicamente. E insomma, non possiamo negarlo, è stato un momento epico, non neghiamolo perché è così. Poi per carità, magari qualcuno è piaciuto di meno ad altri di più, quindi sempre nei commenti scrivetemi quali parti avete preferito e quali non vi sono piaciute. Io al momento termino qua il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, seguitemi su Instagram, parico0zwalkthrough, e sulla pagina Facebook che utilizzo più raramente della mia voglia di vivere. Detto questo, noi ci rivediamo a un nuovo video. Se non riesco a caricare un nuovo video, ma sicuramente non ce la farò, e lo caricherò tutti l'anno prossimo perché ho una lista di 5 video da fare che sono più impegnativi, e... comunque, quello che ci metterò di meno vedrò se riesco a farlo. Detto questo, se non riesco, auguri a tutti di buon anno. Passate un 2016 e un inizio 2017 meraviglioso. Noi ci rivediamo, come ho detto, a un nuovo video. Un saluto a Teo e ciao ciao. Ciao a tutti ragazzi, qui è Teo che vi parla e benvenuti nella fine del video. Vi ricordo tutti i miei vari social che potete vedere qui in sovraimpressione. Abbiamo Instagram, che mi potete trovare come PorygonZZWalkthrough, dove ogni tanto carico delle foto. Potrete trovarmi anche su Facebook, PZZWK, dove ogni tanto posto qualcosa, di solito sono cagate, foto stupide, ma aggiornamenti anche dei video. E potete trovarmi anche sugli altri. Ha! Mi raccomando... Vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale nel caso vi piacessero i miei contenuti, così da supportare la causa. Una causa persa.
Detto questo, io non sono sicuro di riuscire a caricare nessun altro video quest'anno, quindi voglio fare gli auguri di un buon 2017 a voi e alle vostre famiglie e che i vostri sogni si possano sempre avverare, come più o meno si sta per avverare il mio. Ragazzi, un saluto a Teo e alla prossima. Ciao ciao!